Preghiera di San Cipriano contro la magia. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, o unico beato sovrano, Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità che abita una luce inaccessibile. 1 Timoteo 6 e 15, 16. Tu che un tempo non riconoscevo, anzi mi opponevo, e che invece si è degnato, laddove un tempo abbondava il peccato, abbia poi sovrabbondato la grazia, io adesso ti invoco indegno tuo servo Cipriano. Io, o Signore, con la complicità dell'avversario, per un improvviso capriccio, cambiavo l'estate in inverno e l'opposto, trattenevo le nubi e non pioveva. Rendevo sterile la terra e non dava i suoi frutti. Le viti non si sviluppavano. Gli orti non davano le verdure. Gli alberi non fruttificavano. I mulini non giravano. Le botteghe artigiane non lavoravano. I fiumi non scorrevano. Le navi non potevano navigare. I greggi non davano latte. Gli animali non concepivano. Gli uomini non potevano unirsi. Alle loro donne le madri non potevano allattare, i pescatori non potevano pescare. Chiamando come miei aiutanti le forze del maligno e compiendo ogni altra opera cattiva che non si può enumerare. O Dio e Signore misericordioso, ti prego, io bisognoso di misericordia da te, schiaccia tutte le potenze avversarie da ogni luogo del tuo dominio, allontana le opere di magia, sciogli e fai sparire le malizie dei demoni, allontana, punisci e fai fuggire tutte le schiere delle tenebre, tutte le opere compiute dalle forze sataniche, sia esterne che interne, e liberaci da tutto quello che viene smosso dalla loro natura in maniera occulta, e cioè che le nubi donino la loro rugiada sulla terra, la terra dia i suoi frutti al tempo opportuno, le vigne si riempiano di rami fruttuosi, gli orti diano le loro verdure, gli alberi e i boschi diano i loro frutti, i mulini e le navi si muovano liberamente, i greggi e gli armenti diano latte e senza ostacolo partoriscano, le api donino il miele e i bachi producano la seta, e anche ogni donna partorisca con facilità, e ogni pescatore, apicoltore, artigiano e scienziato, mercante, padrone o operaio, e tutti gli uomini compiano con libertà le loro opere. Dunque, Signore Sabaoth, ascolta me, tuo servo, che ti prego, e guarisci questa creatura da ogni agitazione e da ogni malattia, da ogni fattura e magia, da ogni maleficio e incantesimo, da ogni malocchio e calunnia, negligenza o pigrizia, da ogni imprudenza, debolezza e disperazione, da ogni ingiustizia, errore e inganno, da ogni ostacolo e difficoltà, da ogni invidia e crudeltà, da ogni golosità e intemperanza, da ogni superbia e arroganza, da ogni maledizione e anatema, da ogni forza proveniente dalla cattiveria dell'antico dragone. Sii attento, Signore e Creatore di tutte le cose, ti imploro io, tuo servo. Nome di chi legge con fede questa preghiera, libera e salva con tutta la sua casa da ogni malattia, da ogni tempo cattivo, da ogni demonio e potenza avversaria, per la grazia e il tuo amore incommensurabile verso gli uomini,
E se per caso ha uno spirito di cattiveria, oppure è legato da magia, da ogni maleficio e incantesimo, da ogni invidia e calunnia, malocchio, maledizione o anatema, da scomunica e ogni ingiuria o altra azione malvagia, e da tutte le conseguenze operate su di lui dall'odio di persone malvagie si dissolvano, si cancellino, siano sradicate, gettate via e svaniscano come fumo, e siano scacciate via tutte le opere di magia da ogni luogo, sia che siano nascoste sulla terra o nel mare o sopra o sotto qualche porta o nel cortile o nella casa di lui o nel pozzo o in una tomba e in qualsiasi altro luogo che tu solo conosci. Con la tua potenza che sostiene tutte le cose allontana, o Signore, dal tuo servo, dire il proprio nome, e da tutta la sua casa, tutte le attività dell'autore di ogni cattiveria, sia che siano incise o scritte su pelle di animale, sul ferro, sulla pietra, su legno o su un biglietto, con l'inchiostro o con il sangue di uomo o di animale, con uno stilo o con un calamo o con una poltiglia o con qualsiasi altra sostanza. Sì, Signore, fai scomparire tutte le opere demoniache sia che siano fabbricate con oro, con argento o con qualsiasi altro metallo, con le ossa e con le unghie umane o di animali, di uccelli sia viventi che morti, sia che provengano dalla terra o da una tomba, sia che siano state confezionate con un chiodo o con un ago o un chiolo, che siano state legate con un capello, un cotone o con seta e lino o con canapa, oppure con un gozzo o con una corda e con qualche altro vegetale, oppure sono state fatte con il gorgoglio dell'acqua e con il legno incavato o in altra maniera, che tu, Signore, come conoscitore di tutte le cose, conosci meglio di tutti. Libera, o Signore, per il tuo nome santo, del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, per la potenza della tua preziosissima croce, datrice di vita, e ridona la vita all'anima oppressa del tuo servo. Dire il proprio nome, e la tua destra sia per lui e per tutta la sua casa protezione e aiuto, e portatrice in tutto di felicità e gioia. Perché tu sei benedetto in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorga il Signore e si disperdano i suoi nemici e fuggano davanti al suo volto tutti quelli che si oppongono a lui. Siano schiacciate sotto il segno della venerabile croce tua tutte le forze avversarie. Per le preghiere di tutti i santi e della Madre di Dio, dacci la tua pace ed abbi pietà di noi, tu che sei l'unico misericordioso. Amen.